Ciao ragazzi, sono Alessia e quest'oggi trasformeremo casa nostra in una sala pesi. Oggi andremo ad allenare i glutei. Come faremo? Utilizzando o una cassa d'acqua o, per i meno esperti, una bottiglia o anche a corpo libero. Quindi siete pronti a trasformare casa vostra in una sala pesi? Iniziamo! Iniziamo a scaldarci. Cambio. Cambio, guardo giù. Mezzo giro. E intero. Cambio. Iniziamo a scaldare le spalle. Cambio in avanti. E apro. E su. Mantengo le mani lungo i fianchi e muovo solo il tronco. E da qua inizio a sciogliere il bacino. E cambio verso. Mantengo le gambe leggermente divaricate. Sto, mantengo il ginocchio allineato al tallone. E giro. Ginocchio in linea col tallone, devo avere la sensazione che il mio ginocchio destro voglia andare verso la parete e che il mio tallone sinistro voglia andare contemporaneamente verso l'altra parete. E cambio. Ok, iniziamo ad attivare i muscoli. Una breve corsetta sul posto. E adesso per scaldarci faremo una breve sequenza in cui andremo a ripetere per due volte 10 jumping jack, 10 squat, 10 jumping jack, 10 affondi, 10 jumping jack e di nuovo squat, affondi. Andiamo a riscaldare per bene le gambe, dato che sono gambe e glutei che andremo ad allenare. Vai, 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. 10 squat, mi raccomando. Mantengo le gambe leggermente divaricate, le gambe leggermente divaricate, le punte ruotate verso l'esterno, schiena dritta, adduco le spalle e scendo. Come se volessi sedermi su una sedia lontana. Prendo aria, contraggo i glutei e butto fuori l'aria. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Continuo. 10 jumping jack. E vai, 10 affondi frontali. 1 e torno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ripeto un'altra volta. E ricomincio. 10 squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vai con gli affondi. 1, concludiamo con 10 jumping jack e siamo pronti per iniziare. Il tipo di allenamento che faremo oggi è un circuito, quindi andremo a lavorare come se fossimo in una sala pesi, soltanto a casa nostra. Il primo esercizio è il jump squat. Facciamo 10 jump squat. Come ho spiegato prima, per fare lo squat apro le gambe leggermente un po' di più rispetto alle anche, ruoto le punte verso l'esterno, ginocchio in linea col tallone e vado come se volessi sedermi lontano. Prendo aria, 1 e salto, 2, 3, 4, esplosiva, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Senza fermarmi, andiamo diretti al prossimo esercizio, ovvero lo squat. Se non sono un principiante, posso utilizzare la cassa d'acqua. Se invece stiamo iniziando, abbiamo approcciato da poco, va bene anche solo una bottiglia oppure a corpo libero. Quindi l'esercizio è sempre lo squat, 12 ripetizioni. Come prima, punte ruotate verso l'esterno e vado. 1, 2, 3, 4, vai, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Vai ancora 1, 1, 11, 12 e cambio esercizio. 12 affondi posteriori. Andiamo a lavorare sui glutei. 1 e torno. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai meno 2 e stop. Ok, si cambia esercizio, andiamo a lavorare su glutei e femorali, quindi la parte posteriore della gamba, stacchi a gambe tese. Andiamo a utilizzare la nostra cassa d'acqua. Scendo con la schiena dritta, adduco le spalle, quindi avvicino le spalle. Piedi sotto le anche e scendo con la schiena dritta. Ok. Adesso andiamo a sollevare la cassa d'acqua spingendo sui talloni, gambe leggermente piegate, prendo un bel respiro, butto fuori l'aria e contraggo i glutei e ritorno. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai, meno 2, 1. E stop, scendo giù e torno. Ok, l'ultimo esercizio del circuito, un hip thrust ponte glutei. Prendiamo il nostro tappetino, se ce l'avete, se no un asciugamano va bene, o anche niente, tanto è casa vostra, quindi va bene. Ok. Prendo la cassa d'acqua e la poggio sul bacino. Poggio bene la schiena sul tappetino, contraggo l'addome, prendo aria e spingo esplosiva verso l'alto. Uno e torno. Due e torno. Tre e torno. Quattro. E torno. 5 e torno. 6 e torno. 7 e torno. 8 e torno. 9 10. Vai, meno 2. 1 e stop. Torno su. Ok, ragazzi, tempo di recupero, 1 minuto e ripartiamo. Ok, ragazzi, non dimenticatevi di bere durante questo minuto di recupero. Approfittate per bere un bicchiere d'acqua, bere 2 bicchieri d'acqua, asciugarvi dal sudore.
E pronti che si ricomincia, mancano tre giri perché il circuito lo ripeteremo per 4 volte. Pronti? Iniziamo. 10 jumping squat, vai, stavolta senza pause. Esplosiva. Prendiamo la nostra cassa d'acqua e vai, 10 squat. Tieni duro, vai 3, 4 contrai bene i glutei, 5, 6, 7, vai 8, 9, 10, meno 2. Cambio, affondi posteriori, mi raccomando, tenete sempre l'addome contratto. E cambio, stacchi. Prendo un bel respiro e su. Prendo un bel respiro, spingo sui talloni, contraggo i glutei. Tieni duro, meno 2, 1 e cambio, hip thrust. Prendo un bel respiro e su, esplosiva, 1 e giù. Vai 2, contrai bene i glutei e giù. 3 e giù. 4 e giù. 5 e giù. 6 e giù. 7 e giù. 8 e giù, non dimenticarti di respirare, inspira e butta fuori l'aria, e vai 10, inspira e butta fuori l'aria, meno 2, inspira e butta fuori l'aria, l'ultimo e butto fuori l'aria. Ok ragazzi, non dimenticatevi di bere durante questo minuto di recupero, approfittate per bere un bicchiere d'acqua, bere 2 bicchieri d'acqua, asciugarvi dal sudore.
Ok ragazzi, terzo giro del circuito, ripartiamo. Jumping squat. Esplosivo. Vai, non mollare. Torno su, squat. Prendo un bel respiro e giù. Uno. Fai quattro. Prendi un bel respiro. Butta fuori. Cinque. 6, siamo solo a metà. 7, 8, 9, 10, meno 2, e cambio, affondi. Vai meno 2, 11, 12 e cambio esercizio, affondo, stacco, ok, piedi sotto le anche, piego leggermente le gambe, schiena dritta, avvicino le spalle, prendo un bel respiro, spingo sui talloni e tiro su. Uno. Due. Tre. Quattro. Contrai glutei. Cinque. Sei. Sette. Vai ancora. Otto. 9, 10, gli ultimi 2, e stop, riprendiamo il nostro tappetino e facciamo l'ultimo esercizio di questo penultimo giro. Vai, prendi un bel respiro e su esplosiva. Uno. E giù. Vai, due. E giù. Tre. E giù. Quattro. E giù. Cinque. E giù. Vai, sei. E giù. Sette. E giù. 8 e giù. 9 e giù. Vai, 10 e giù, gli ultimi 2. 11 e giù. 12 e giù. Ok, recuperiamo un minuto e siamo pronti per ripartire con l'ultimo giro del circuito. Ok ragazzi, non dimenticatevi di bere durante questo minuto di recupero, approfittate,
per bere un bicchiere d'acqua, bere due bicchieri d'acqua, asciugarvi dal sudore. Ok ragazzi, siamo pronti per iniziare, ultimo giro del circuito e si va! Ok, 12 squat. Vai, prendo un bel respiro, questa volta ve lo faccio frontale e giù. Uno. Vai, meno due. E si prosegue. Affondi. Prendo un bel respiro e giù. Uno. Due. Tre. Quattro. 5, 6, contrai bene i glutei, vai 7, 8, 9, 10, vai che siamo agli ultimi due, meno 2, meno 1. E cambio, stacchi. Prendo un bel respiro. Spingo sui talloni e su. Vai gli ultimi due, contrai bene i glutei, l'ultimo e giù. Si cambia, ultimo esercizio di questo circuito. Cerchiamo di non mollare, siamo arrivati alla fine. Prendo un bel respiro e su esplosiva. E giù, vai due, e giù, tre, e giù,
4 e giù. Vai 5, contrai bene i glutei, giù. 6 e giù. 7 e giù, prendo aria, butto fuori. Vai 9. 10. Gli ultimi due esercizi, gli ultimi due ripetizioni. E giù. Ok ragazzi, complimenti che avete portato a termine il circuito killer per i glutei. Adesso ci rilassiamo un po', prendiamo un bel respiro, chiudiamo gli occhi, ci togliamo le scarpe e ci stretchiamo un po'. Se volete potete anche mettere della musica rilassante, della musica yoga. Sentitevi a vostro agio. Prendo un bel respiro per 3 volte. E butto fuori l'aria. E vai 2. Mano destra, sposta la testa verso destra. Mi raccomando, cerchiamo di portare la spalla sinistra verso il basso e stiamo all'incirca 16 secondi. Lascio scivolare la mano destra. Faccio continuare il giro alla testa per andare dall'altra parte. Prendo un bel respiro, butto fuori l'aria e tiro. La spalla destra vuole andare verso il basso. E lascio scivolare il braccio sinistro. Torno giù, prendo un bel respiro. Butto fuori l'aria e incrocio le braccia. La mia spalla vuole andare sempre verso il basso, davanti e verso il basso. E ancora prendo un bel respiro e porto dietro. Questo è uno stretching un po' più globale rispetto all'allenamento che noi abbiamo fatto, focalizzandoci sui glutei. Qua andiamo comunque a strecciare tutto il corpo perché fa bene comunque. E lentamente lascio, lascio, di nuovo prendo un bel respiro, butto fuori l'aria, piedi leggermente uniti e mi sposto, buttando il peso tutto sulla gamba sinistra. Ancora un bel respiro e scendo e lentamente, anello dopo anello, srotolo la colonna e ripeto, prendo un bel respiro e via con l'altro braccio. Giù la spalla, e ancora prendo un bel respiro e porto dietro. Cerco di toccare con la mano la mia scapola. E giù il braccio destro, giù il braccio sinistro e di nuovo prendo un bel respiro e mi sposto dall'altra parte. E ancora ispiro e giù. Lentamente torno e ci andiamo a stendere sul tappetino. Cerchiamo di rilassarci, poggiamo
per bene la schiena sul tappetino, porto l'ombelico verso la colonna, giù la gamba sinistra, sulla gamba destra. Andiamo ad allungare i femorali. Cerco di mantenere il bacino e il sedere ben poggiato al pavimento. Il mio piede è in flex, il tallone vuole andare verso il soffitto e per 3 volte, per 3 secondi prendo aria, per 3 secondi butto fuori l'aria. Una mano tocca il polpaccio, l'altra mano tiene dritta la gamba. Se io ce la faccio, posso anche andare a prendere il piede, per i più esperti, altrimenti mi fermo qua. E vai, prendo aria e butto fuori. Ancora un'altra volta e butto fuori l'aria. Vai l'ultimo. Da qua prendo aria e poggio il tallone sul ginocchio. Stacco la gamba da terra, mi abbraccio e andiamo ad allungare il piriforme. Ancora prendo aria e butto fuori con la stessa modalità per 3 volte. Ogni volta che butto fuori l'aria, avvicino la gamba verso di me. E giù, cambio, giù la gamba destra, sulla gamba sinistra, tallone che vuole andare verso il soffitto, una mano tiene il piede o il polpaccio e l'altra mano tiene dritta la gamba. E vai, prendo aria e butto fuori. E ancora una volta. Mi raccomando, non dimenticatevi mai di respirare. E giù. Poggio il tallone sul ginocchio, stacco la gamba da terra e mi abbraccio. E vai, prendi aria, butta fuori e tira verso di te. Torno in una posizione neutrale, porto entrambe le ginocchia al petto, apro le braccia, cerco di mantenere le braccia allineate, le spalle ben poggiate al tappetino e i palmi delle mani che guardano il soffitto. Prendo un bel respiro e sposto le gambe a sinistra e la testa guarda a destra. Mantengo la posizione per circa 16-20 secondi. Ecco, lentamente cambio lato. Da questa posizione, senza staccare il braccio sinistro dal pavimento, prendo un bel respiro e raggiungo il braccio destro. Avvicino le ginocchia al petto e lentamente mi tiro su. Andiamo sul tappetino, mi siedo sui talloni, allungo le braccia e incastro la testa sotto le braccia. Cerco di guardarmi l'ombelico e da qua prendo aria e sto. Ancora una volta prendo un bel respiro, scivolo in avanti, mani sotto le spalle e allungo. Cerco di portare sempre le spalle verso il basso.
E ancora una volta prendo un bel respiro e ritorno. Da qui torna mano destra, torna mano sinistra. Molto lentamente ritorno sui piedi. Come se fossi dentro un barattolo di miele, inizio a srotolare la schiena, lasciando la testa per ultima.